Benvenuti sul mio canale. Oggi voglio condividere con voi un metodo molto facile e molto utile per preparazione dei nostri menu settimanali. In questo video voglio condividere e farvi vedere come possiamo ottimizzare le nostre faccende domestiche, soprattutto quelle in cucina. Se magari tornate tardi dal lavoro o se magari avete un bambino piccolo a cui va accudito. Un menu così vi aiuterà molto e soprattutto vi permetterà di avere il tempo molto più libero per voi, per le vostre passioni e per la vostra famiglia. Inizio con la prima ricetta che è molto buona, una di quelle ricette molto casalinghe che ti viene anche di prendere il pane, inzuppare dentro in questo sughetto. Abbiamo bisogno delle melanzane per mettere sulla griglia o farle fritte, vi farò vedere in due versioni. Preparo le melanzane, le metto sulla griglia e faccio cuocere per un po'. Adesso abbiamo bisogno di carne macinata, due uova, un po' di aglio in polvere, un po' di sale, un po' di pepe, formaggio grattugiato e il pane anche che l'ho messo prima a mollo in latte, l'ho messo a ammorbidirlo un po' nel latte. Adesso facciamo diciamo tutta la ricetta per le polpette. La sbattiamo un po' e lo lasciamo riposare. Abbiamo bisogno di peperoni friggitello. Voi se volete potete usare anche quello classico, il peperone corno, ad esempio, che è molto buono. Prendiamo le melanzane, le metto in questo modo, facciamo una polpetta, lo mettiamo in mezzo e poi con uno stuzzicadente prendo un pomodoro e anche un pezzo di peperone e lo metto sopra così blocchiamo anche questa melanzana in questa polpetta. Visto che è un menù per congelare, allora la melanzana l'ho fatto prima cuocere. Se noi mettiamo a congelare la melanzana cruda, cambia il gusto e non è buona. Invece la melanzana prima cotta o fritta o sulla griglia mantiene la forma e anche il gusto. Abbiamo ottenuto due vassoi così, mettiamo la pellicola sopra per non entrare l'aria che secca il nostro menù, che lo asciuga troppo, e lo mettiamo in congelatore. Così quando abbiamo bisogno, la sera basta mettere un po' di sughetto, ma adesso vi farò vedere. C'è anche un'altra versione con le melanzane fritte. Li frigo prima nell'olio, dopodiché le lasciate un po' sciolumpano che assorbe l'olio. Il stesso procedimento di prima, mettiamo in mezzo la polpetta, il pomodoro e un pezzo di peperone. Allora, quando lo volete cucinare, lo togliete dal congelatore, lo lasciate scongelare o se no lo potete anche mettere direttamente. Io preferisco comunque lasciarlo scongelare a 80%, ecco, non di tutto. Dopo faccio questo, metto un po' di acqua, un po' di salsa di pomodoro, un po' di aglio in polvere, un po' di sale, un po' di pepe, insomma tutto quello che voi amate e un po' di olio. Amalgamiamo bene. O lo mettete direttamente nella teglia che avete congelato perché le congelate in questi di carta, di cartone tipo. O se no, io ad esempio amo anche questi pirofili molto carini perché mi piace servire proprio sul tavolo mettere queste teglie così direttamente. Mettiamo il sughetto, li mettiamo in forno comunque dall'inizio con carta stagnola e li lasciamo cuocere. Vi assicuro che è qualcosa di spettacolare e molto buono. Mi piace organizzarmi in questo modo. Prima di iniziare a fare tutte queste ricette, io faccio questo. Mi preparo il prezzemolo, lo lavo, lo lascio ad asciugare. Poi faccio anche un'altra cosa, prendo la mollica del pane, se so che il mio menu richiede tipo mollica del pane con prezzemolo, allora prendo già il pane, metto a frullare con un po' di prezzemolo, con un po' di aglio, insomma voglio già avere tutto pronto e preparato. In questo modo mi viene più facile a creare dopo questo menu. Mi concedete un minuto e torniamo subito alle nostre ricette.
oltre a mangiare bene, importanti è per la nostra salute, giustamente anche quello di dormire bene, come già sappiamo tutti, e un buon riposo può veramente cambiare la tua giornata e la tua vita. Mi sono arrivati due cuscini da Emma che sono molto contenta. Io questo cuscino lo uso più di un mese, per cui vi posso dare una risposta convinta e sincera. Emma vuole risvegliare la migliore parte di noi grazie a una nuotata straordinaria di sonno. Emma nasce con l'obiettivo di rivoluzionare il modo in cui le persone percepiscono il concetto di sonno e la sua fondamentale importanza. Questo cuscino in memory è integrato con la tecnologia termoregolatrice, in grado di dissipare il calore in eccesso e mantenere la temperatura di sonno perfetta per tutta la notte. E grazie ai strati rimuovibili è possibile adattare altezza e rigidità per un sostegno cervicale personalizzato. Il cuscino ha tre strati interni rimuovibili, personalizzabili in base alla posizione di sonno. Si consiglia tre strati per chi dorme sul fianco, due o tre strati per chi dorme di schiena e uno o due strati per chi dorme di pancia. In memory di questo cuscino è integrato con particelle di grafite termoregolabile, in grado di regolare la temperatura corporea. In più la fodera di cuscino è resistente all'umidità. Tutto questo ti permette di aggiungere la fase del sonno profondo più in fretta e risvegliarti piena di energia. Emma Materassi ci offre 100 notti di prova gratuita, 2 anni di garanzia, consegna e reso gratuito. Il link ve lo lascio nella descrizione di video. Premetti sul link, avrai anche il mio codice personale Erica Home. Con questo codice personale avrai ulteriori 5% di sconto cumulabili con le offerte già in corso. Faremo i involtini di pesce, ma prima voglio marinare questo pesce per dare più sapore, più gusto. Abbiamo bisogno di 2 arance, un po' di erbette, un po' di sale, un po' di pepe, un po' di aglio in polvere. E prepariamo questa marinatura. Quando noi vogliamo marinare il carne o il pesce, prima si mette a marinare e si lascia almeno 20 mezz'ora in frigo. Dopodiché prepariamo il nostro menù per congelare. Se noi mettiamo direttamente questa marinatura nel nostro pesce o la carne, lo mettiamo direttamente nel freezer, allora non si marina assolutamente, non si fa la marinatura assolutamente. Bisogna prima fare la marinatura e dopo si congela. Ho preso il pesce spada, metto la pellicola e con un battitore per la carne lo sbatto un po' nel modo che lui si diventa ancora più fine e anche più tenero in qualche modo. Mi viene a chiamarlo che è più elasticizzato tipo. Lo giro da un'altra parte e lo sbatto anche qua. Dopodiché con un coltello provo a fare dei pezzi, di tagliare delle fettine in base alla fettina che voglio, anche se non esce perfettamente uguale, non importa, tanto il gusto non cambia. Faccio così, prima preparo tutto il pesce che ho da fare, così già ho tutto pronto per preparare. Preso una teglia, prendete una ciotola o qualcosa e mettiamo a marinare il pesce, come avevo detto, lo lascio in frigo per almeno 20 minuti. Passati 20 minuti, io giustamente sono andata avanti con le altre ricette. Allora, adesso prendo tutto questo sughetto e lo metto a congelare, perché se io decido questi involtini dopo di farli tipo sul tegame così, allora prendo anche la marinatura. Prendo la mollica che ho frullato prima con il prezzemolo, metto un po' di pinoli, ho aggiunto anche un po' di caperi e facciamo i nostri involtini.
Mi era avanzato un po' di pan grattato con il prezzemolo e ho deciso di metterla sopra. Prossima ricetta sono tramezzini di carne. Abbiamo bisogno di macinato misto, un cucchiaio di senape, sale, pepe, un po' di aglio in polvere, due uova e formaggio grattugiato. Amalgamiamo bene, lo sbattiamo bene finché si fa il legame. Il ripieno lo potete fare con quello che amate di più. Io ho usato sottilette e prosciutto cotto. Mi sembrava un metodo molto facile per presentarlo a voi. Ad esempio potete anche riempirlo con peperoni, con verdure che vi piace di più, con melanzane, sempre fritte. Insomma, qua vedete voi. L'ho chiuso bene con la pellicola e l'ho messo in frigo per almeno 30 minuti. Dopo lo tagliamo e lo separiamo per metterlo in congelatore. O se no, fate come ho fatto io, l'ho tenuto in congelatore 15 minuti. Poi potete lasciarlo a quadrati così o tagliato anche come a forma di tramezzino. Siete in tanti a guardare e tutti quanti con i gusti diversi, per cui ho preparato sia verdure, sia carne, sia pesce. Adesso per quelli che amano le verdure, facciamo delle polpette di asparagi. Ho messo a cuocere e a bollire le asparagi per 10-12 minuti, dopodiché l'ho lasciato raffreddare. Ho messo un po' di mollica di pane a molo nel latte e li mettiamo qua dentro e li frulliamo. Mi è avanzato anche un po' di pan grattato con quel prezzemolo che abbiamo preparato in precedenza. Ho messo quel pan grattato e anche ho aggiunto formaggio grattugiato, un uovo, aggiungiamo sale e pepe e se amate qualche erbetta vedete voi. Amalgamiamo bene. Se vi risulta troppo morbido aggiungete un po' altro po' di formaggio. Comunque le polpette devono risultare morbide. Io ad esempio prima ho fatto la prova e ho visto che loro già avevano legame tra di loro. Per l'impanatura abbiamo bisogno di due uova con un po' di sale e prepariamo le nostre polpette. Per facilitare questo procedimento prima ho fatto le polpette e dopo le ho fatte passare farina, uovo e pan grattato. Prossima ricetta, involtini di platessa con zucchine. Prima ho preso l'aglio, l'ho spalmato un po' sul zucchino, ma in modo molto leggero. Mettiamo a preparare le nostre zucchine sulla grill. Dopo abbiamo bisogno di fettine di filetto di platessa
e dentro per la impanatura, per il ripieno, scusate, ho usato questo, la scorza di mezzo limone, ho aggiunto un po' di pan grattato con prezzemolo, sempre quello che abbiamo preparato dall'inizio, ho messo un po' di olio di oliva, un po' di zenzero in polvere e amalgamiamo bene, facciamo i nostri involtini di pesce. Ho aggiunto anche, volevo dare qualcosa di più acido, ho aggiunto pomodorino sott'olio. Ho tagliato la cipolla, peperoni, carota e ho aggiunto anche dopo le zucchine. Facciamo una specie di soffritto, bisogna cucinare soprattutto le zucchine, anche le zucchine, per mantenere meglio, per sopportare meglio il congelamento, bisogna prima cucinarli un po'. Ho aggiunto anche un foglio di alloro, un po' di sale, un po' di pepe. Se volete anche, insomma, vedete voi qualche erbetta che amate di più. Prendiamo macinato di pollo, mettiamo dentro e facciamo delle polpette. Ho aggiunto anche un uovo, se vi risulta troppo morbido aggiungete un po' di pan grattugiato. Allora, quando facciamo le polpette con macinato di petto di pollo escono più asciutte, tipo, ma grazie a questo soffritto che abbiamo fatto con i peperoni, con cipolla, con la carota, con le zucchine, escono molto più succose. La cipolla un po' soffritta, il pane che l'ho messo a mollo in latte e frulliamo tutto insieme. Prendiamo il macinato misto e in più ho aggiunto anche il macinato di petto di pollo. Mettiamo sopra la cipolla con questo pane, un po' di sale, un po' di pepe, un po' di aglio in polvere, un uovo, che comunque bisogna fare il legame a tutto ciò. Lo amalgamiamo bene, lo sbattiamo bene e facciamo una specie di hamburger però ovale. Con la stessa carne li faccio anche rotondi, solo che li passo sul pan grattato.
Ad esempio, se noi prendiamo gli hamburger ovali che avevo fatto in precedenza, vi faccio vedere in che modo possiamo organizzarci veloce con la cena. Mettiamo a soffriggere sempre la carota con la cipolla soffritta che l'abbiamo preparata in un altro video. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro, mettiamo a soffriggere, aggiungiamo un po' di panna fresca e metto anche qua, c'ho l'acqua al brodo dei funghi che li avevo congelato. Semplicemente ho fatto bollire i funghi e quella acqua l'ho congelata. C'è una salsa stupenda. E prendiamo il nostro hamburger ovale con un po' di purè. Adesso andiamo con una ricetta molto facile. Prendiamo l'impasto per la pizza, mettiamo un po' di salsa di pomodoro o quello che amate voi di più quando fate la pizza o le pizzette. Mettiamo la mozzarella e poi dentro mettete quello che vi piace di più. Io ho messo un po' di prosciutto cotto e facciamo anche un antipasto caldo. Dopo lo tagliamo, lo mettiamo in freezer. Prima di metterlo in forno, comunque preferisco di lasciarlo a scongelare, lo lasciamo leggermente che questo lievito si riattiva e dopo li mettiamo in forno. Un'altra ricetta molto facile da fare, fettini di petto di pollo, un po' di zenzero, un po' di sale, un po' di pepe. E mi è avanzato il pane grattugiato con il prezzemolo e facciamo degli involtini di pollo ripieno con pan grattato e prezzemolo e sopra mettiamo la pancetta. Se questa tipologia di video ti piace e se questo video ti è stato utile, sostienimi con un commento e con un mi piace e condividilo sulle tue pagine. Questo mi aiuta immensamente di crescere sempre di più. Io vi saluto e grazie. Ciao ciao!